Siamo venuti in questi giorni un paio di volte a visitare il prato e ci è venuta questa idea, ed è quella di decorare le panchine che circondano l'anello di questo parco bellissimo che tutti gli aretini amano, scrivendoci i versi appunto di Petrarca. Un omaggio insolito ma senza dubbio creativo al poeta Francesco Petrarca, al Prato di Arezzo, proprio a due passi dalla sua casa natale. Questa l'idea degli studenti di una classe della scuola media Vasari che adesso ha preso forma. Questo parco alla fine è suo, no? Il monumento c'è, qui vicino c'è la casa di Petrarca, lui che la guarda così speranzoso. Poi noi ci siamo anche un po' appropriati, no? Di questo personaggio. Alla fine lui è nato qua, poi ha vissuto altrove. Però insomma lo sentiamo nostro, gli abbiamo dedicato il teatro, liceo, accademie, eccetera, strade e potremo coronare tutto questo insomma anche ricordando i versi. I ragazzi si sono divertiti tantissimo e abbiamo ripassato Petrarca facendolo in un modo sicuramente diverso. Un'iniziativa che ovviamente nulla vuol danneggiare ma solo abbellire temporaneamente le panchine del parco con i versi del Petrarca. Non danneggia niente perché abbiamo scritto su cartone, su scotch di carta, quello che si usa per imbiancare, che può essere rimosso molto velocemente, non lascia la colla, l'adesivo e non sporca. E abbiamo scritto con i pennarelli e quindi è qualcosa che veramente è solo provvisorio e temporaneo, però ci piacerebbe diventasse definitivo, fatto da chi è più bravo di noi, e con dei colori, con delle vernici apposte.